i singoli si mettono a disposizione del gruppo, poi se fanno bene perché vengono sostenuti da un gruppo forte. E quindi sanno perfettamente tutti, dal primo all'ultimo, che ogni settimana devono lavorare per ritagliarsi uno spazio importante, una maglia da titolare. Sicuramente ci sarà chi giocherà di più, chi giocherà di meno, ma questa è la legge del calcio. Poi essere arrabbiati perché non si gioca, e se vogliamo, è anche giusto, nel senso che vuol dire che un giocatore ci tiene, però ovviamente questa arrabbiatura deve essere poi riversata sul campo in allenamento per dimostrare che magari il mister ha sbagliato. La nostra partita deve essere sempre la stessa, sia in casa che fuori. Andiamo a Salerno per vincere, questa deve essere la nostra mentalità, lo è sempre stata. Provare a vincere, poi non è facile, non è facile in ogni campo e non è facile contro chiunque squadra. È una partita dura, durissima, perché comunque troviamo una squadra che ha cambiato allenatore, quindi l'atteggiamento nei confronti della squadra da parte del pubblico sicuramente sarà diverso. Ci sarà un supporto, un appoggio totale, credo, e in condizioni di difficoltà di classifica, però noi non possiamo farci condizionare da una classifica deficitaria. Sappiamo di incontrare una partita molto molto difficile su un campo ostico, però questo non deve cambiare il nostro atteggiamento, che deve essere sempre lo stesso. Noi andiamo su ogni campo per provare a vincere, poi se gli altri saranno più bravi gli daremo la mano. E noi siamo sereni, siamo tranquilli, c'è tanto entusiasmo, non c'è euforia, nel senso che siamo sempre con i piedi per terra. Sappiamo che è impensabile mantenere questo passo fino alla fine, ce lo auguriamo, qualche passo falso ci può stare, ma come ci può stare per le altre, dobbiamo essere bravi a averne di meno delle altre.